99 ho aperto il mio primo studio alla Zaia Naviglio Grande al 4 e lì sono rimasta per decenni. Poi siamo stati sfrattati tutti perché hanno fatto un albergo, i miei proprietari hanno preferito un albergo. Poi ho trovato questo, per fortuna, questo studio e sono qua. Io ho la formazione, vuole sapere anche che formazione? Sì, io esco dalla scuola dell'affresco, la scuola del castello, quando era ancora ubicata nel castello Sforzesco, giù negli Scantinati. Affresco, strappo, riporto su tela, ho studiato anche a Brera col professore Manfrini riguardo la scultura. Io faccio anche la scultura, fusione a cera persa, ho fatto incisione, acquatinta, cera molle, tutte le tecniche incisorie, punta secca, ecco, qui ce ne sono alcune anche. Ecco, queste per esempio sono due lastrine. Punta secca significa che direttamente si interviene col burino sulla lastrina. Questa acqua tinta che poi io ho fatto l'intervento dell'oro in foglie. E adesso siamo qua. È una sorpresa, perché lei occupa un piccolissimo spazio, ma è una grande artista. Io poi faccio anche, a me piace molto la figura, ultimamente faccio anche ballerine, che è l'espressione della figura, del movimento. Bellissima, ecco, ma i pezzi forti, ecco, questi sono delle chicche, queste sono delle chicche, anche come colori complementari, il verde, il rosso. Io ho studiato molto anche i colori. Beh, uscendo dall'affresco, per forza i colori bisognava conoscere. Adesso va di moda la cromoterapia, nel senso che si curano con i colori. Io non la conosco, ma so che che viene fatta. Ecco, ma vedo una bellissima citazione di Tolstoi. Sì, certo, Anna Karenina. Lei ha una storia simile oppure? No, oltre questa di Tolstoi è interessante che io riscrivo anche questa citazione che è di Michelangelo. Questa è di Michelangelo. Assai acquista chi perdendo impara. Questa è di Michelangelo. Bravissima, addirittura qua pensare di fermare l'intelligenza bella con l'insulto è come fermare l'acqua con le mani. Le sue bellissime ballerine. Caspita, ma lei è veramente una miniera di bravura. Grazie. Diciamo, oltre a questo ha fatto diverse mostre oppure? Ho fatto parecchie mostre. Ho fatto delle belle mostre a Pontremoli, ero inserita nel premio letterario di Pontremoli, perché vedo nascoste tutte le coppe che lei... Io ho partecipato anche al comune quando facevano una bella mostra sul Naviglio il 2 giugno, ancora quando c'era il sindaco Agnasi. Belle mostre e ho avuto dei bei riconoscimenti, dei premi. Ma adesso mi pare che siano le associazioni del Naviglio preferiscono, diciamo, i paninari. Preferiscono i paninari, però viene ancora organizzata qui sui Navigli l'ultima del mese. Domani, che è l'ultima del mese, c'è il mercatone degli antiquari. Ed è quella organizzata dalla... compreso dei premi di pittura, organizza anche la mostra dei fiori e sapori sui Navigli e anche quella dei quadri, non mi ricordo, è da 2 anni forse che non la facciamo. Capito, è un peccato perché era sempre un qualcosa di vivo, qualcosa che gli artisti... Io facevo anche Bagutta per tanti anni, bella Bagutta, però quando ho cominciato a venire la moda in via Bagutta, le firme, allora non è stata più la mostra che era prima. La nostra mostra addirittura c'era l'illuminazione alla sera. Caspita, c'era Agnasi che inaugurava. Bei tempi allora. Bei tempi, belle mostre, belle persone, venivano anche i galleristi.
era una mostra seguita, era anche la prima mostra a Milano, mostra mercato. Era la prima mostra che veniva fatta, forse negli anni. C'era il famoso premio Bagurta. Che... Anche il premio Bagurta, ma quello letterario, non è il nostro, non era quello di pittura, il premio Bagurta letterario. Sì, c'è ancora forse una trattoria Bagurta. Sì. Qualcosa è rimasto, insomma. Sì. Ecco, mi pare che lei abbia accennato a Brera, ma la migrazione, sì, degli artisti da Brera ai Navigli c'è stata oppure un'invenzione? Oddio, sì, sì e no, diciamo, sì e no. Forse lì potevano lievitare i prezzi o avevano messo in giro la voce, circolava droga, ma no, non è tutta un pochino una storia, probabilmente anche gli affitti sono lievitati a Brera, perciò la gente è venuta, quella che qui non è, oggi non è, ma una volta era la periferia, era Milano, la zona dei Navigli, sì, la zona delle case di ringhiera, che i prezzi allora erano più appetibili, sì. Sì, adesso c'è l'incisore, quella casa dove... Sì, quella del comune, sì. Ecco, sì, ma sì, sta, sì, crollando, poverina, questa casa, e non l'aggiustano. Il povero incisore, Gigi, ha, sì, di fianco un tetto che è crollato, quindi... Ma davvero? Per me c'è l'acqua in casa, questo... Quindi era solo una curiosità. Perché, sì, Pedroli, certo, lo conosco. Certo. Ecco, e non so se è contento, però... Sì, quella è una casa, cos'è, del 600. Esatto, del 600. È una casa del 600. E quindi ci sarà un problema con la soprintendenza dei beni culturali, che uno dice voglio rifarla così, la devi fare cos'ha, e quindi, esatto, rimane il tetto bucato. Vabbè, addirittura. Sì. Diciamo che magari lei mentre va a casa, certo, può darci un'occhiata dall'altra parte e vede che proprio il tetto bucato. Ma è una voragine, non è una cosa. E lasciano così, sembra che Milano... E lasciano così, cioè lui l'ha comunicato, gli hanno detto lascialo così, va bene così, non lo so. E non... Io l'ho intervistato 2 anni fa, ma non si parlava di questo perché non me ne ero ancora accorto che c'era buco nel tetto. Allora magari adesso lo vado a trovare. Sì, si chiama Casa Galloni quella, se non mi sbaglio. Perché è tutta è la Galloni, e rende anche gli artisti qua una brutta impressione, perché se tutti gli artisti devono vivere in una casa diroccata, insomma, non è una cosa bella. Gigi lì ha le sue belle stanze, le va bene, una vita che probabilmente, cioè, lui riesce ad andare avanti con la sua attività, sarebbe già da un'altra parte. Ecco, sì. No, la sua attività in effetti c'è la mostra, certo, di tutto, certo. Però proprio vicino a dove lui ha lo studio c'è il tetto diroccato comunque, ma è solo per sottolineare, visto che così uno dice magari prendo nota, è una cosa così. Certo. Ma vedo che si è passata anche all'astrattismo un po'. All'astrattismo, sì, interessante quello fuori. Perché c'è un titolo splendido, se dopo vuoi fare una carrellata. Questa invece è la mia interpretazione. 1388 circa, Galeazzo Visconti regalava le cave di Candoglia a Milano. Ah, perciò io così ho immaginato. Bravissima. Questa figura femminile, sì, che srotola un cartiglio, sì, che annuncia l'evento alla cittadinanza di Milano, con i simboli, le spallette di ringhiera e piazza 24 Maggio. E qua vicino. A casa nostra. Vedi che faccio la carrellata e ritorno. Anzi, sì, qua vedo tantissime bellissime lanterne. Ecco, ci salutiamo. Ah, benissimo, perché vedo che ha clienti che vogliono assolutamente entrare. La ringrazio molto. Niente. Arrivederci. Di nuovo, arrivederci.